Ciao Francesco, Marco Zappalà per CityZone. È un post partita complicato, forse il primo vero momento delicato di contestazione importante da quando sei a Catania. Mi soffermo su un episodio che mi ha incuriosito proprio nel post partita, quando hai richiamato i Siamo, compagni. te, te lo ti, ti anticipo, Ok, vai, siamo puoi tornati rispondere indietro subito. solo ed esclusivamente perché non c'era stato modo Di andare sotto la di curva. andare sotto perché non avevano capito che non si poteva andare sotto, quindi è giusto che dovevamo tornare indietro per prenderci quello che ci siamo presi e andare via come abbiamo fatto in tutti i settori. Te lo chiedo così No, anche, no, no, è insomma, tutti giusto. No, no, possono era solo ed sapere le esclusivamente per motivazioni. quello, non facciamo distinzione con nessuno, per noi tutti i tifosi sono uguali, quindi non si era capito questo piccolo passaggio, quindi era giusto che ci prendessimo anche da lì quello che ci siamo presi dappertutto. Ti chiedo invece, secondo te, quali sono le motivazioni, quali sono le reali problematiche per cui, Sì, insomma, prima questo ti addio è rispondo a così quello che mi hai deludente? detto prima, che sicuramente sapevo che sarebbero arrivati momenti difficili, non tutto poteva essere come quello che abbiamo passato l'anno scorso, se no si parlava quasi di una favola, di un sogno. Sapevo che ci sarebbe stato un momento del genere prima o poi, è arrivato subito, lo stiamo vivendo da qualche mese ormai, quindi al di là della vittoria col Taranto comunque. È sempre un periodo che stiamo vivendo così, non è facile, ma cerchiamo di reagire giorno per giorno e cerchiamo di guardare avanti. Ciao Francesco, buonasera, Vittorio San Giorgi, Tutto Sport, il quotidiano di Sicilia. Ti chiedo come hai vissuto, insomma, comunque da leader, da profilo importante per la squadra nello spogliatoio, questo periodo complicato, soprattutto, forse ancora più complicato per te che sei stato fuori, insomma, non hai potuto dare il tuo contributo in campo, e come percepisci il clima, dello spogliatoio? Perché ci sono tante voci, insomma, siete ancora uniti, si va avanti con forza, ecco, che clima si respira? Ma quello per forza, se no faremo dei dispetti a noi stessi. È il nostro lavoro, dobbiamo assolutamente cercare di reagire a questa situazione. Se magari ti dicessi che ho la formula magica o la bacchetta magica per risolvere il problema, non ce l'ho, quindi sappiamo che dobbiamo lavorare. E per me non è stato facile, indipendentemente dal restare fuori l'infortunio in generale, perché è il primo che mi capitava in carriera, quindi l'ho vissuto un po' male, soprattutto le prime settimane. Per quanto riguarda lo spogliatoio è unitissimo, non c'è nessun problema fra di noi, stiamo cercando di capire magari dove stiamo sbagliando per cercare di arrivare al risultato. Ciao Francesco, Giovanni D'Antoni, Radio Amore e CityZone. Senza chiaramente, insomma, fare distinzioni di sorta, però sappiamo che in 10 partite 12 punti sono pochini, tu lo sai più di altri e tu più di altri, essendo un catanese, sai anche come vivi in maniera, diciamo, più profonda un momento del genere. Ti chiedo come da catanese, che hai una marcia in più rispetto a molti altri tuoi compagni di squadra nello spogliatoio, per forza di cose, qual è la parola giusta e in qual è l'atteggiamento giusto per poter già da domani provare a cambiare registro? Ti ringrazio. Ma io sicuramente, come hai detto te, vivo male la situazione, ma ti posso assicurare che tantissimi compagni stanno vivendo la stessa identica cosa, perché poi al di là di tutto viviamo la città, indipendentemente da me che ci vivo e ci vivrò per sempre. Anche gli altri stanno passando un brutto periodo, un brutto momento, perché fa parte del lavoro e cerco di dargli una mano, ma vi assicuro che non sono il solo e tutti insieme stiamo cercando di tirarci fuori. Buonasera, Andrea Cataldo, La Sicilia. Le chiedo intanto come sta le sue condizioni fisiche, visto che è appena rientrato, quindi immagino che ancora non sia al 100%. E poi la seconda è, molti stanno mettendo sulla graticola il mister, si sente di alleggerire un po' le pressioni del suo allenatore, cercando di suddividere tra tutti le responsabilità di quello che sta accadendo al Catania. Per quanto riguarda me, inizio a sentirmi sempre meglio ogni giorno. Sono stato fuori, se non sbaglio, 57-58 giorni. Come ho detto prima, non è stato facile, però sto cercando di lavorare tanto per cercare di riprendere prima possibile la mia forma. Per quanto riguarda le pressioni, sì. È brutto che il mister magari in questo momento abbia tutti contro, perché sicuramente non è solo colpa sua. Io penso che la giusta pressione, la giusta
cacca, se così si può dire, è giusto che ce ne mangiamo un pochettino per uno, così a tutti quanti non fa male, a uno solo sì.